Oggi vi portiamo in alto a 20 metri d'altezza per godere di una vista mozzafiato. Con Rosario Carello siamo andati sulla torre di controllo dell'aeroporto San Francesco. Vediamo. Eccola lassù la torre di controllo, questa è quella dell'aeroporto di Perugia, le vediamo sempre da sotto le torri, quasi tutte bianche e rosse, ma questa volta ci saliamo. Ecco l'interno con una vista mozzafiato, non tanto per i 20 metri d'altezza, in fondo non sono tantissimi, ma per il panorama. Lì c'è Assisi, lì dietro la montagna Todi, là Perugia. Da qui controllano uno spazio aereo che va dal Trasimeno a Foligno, da Gubbio a Todi. L'aeroporto San Francesco è chiuso di notte, ma se c'è un'emergenza si apre tutto e a qualunque ora. Nel caso di necessità particolari che possono essere un trapianto organi, visto che abbiamo nelle nostre vicinanze Perugia con l'ospedale Silvestrini, proprio lo scorso anno è stato firmato un protocollo d'intesa tra noi ENAV, l'ENAC e la prefettura e l'ospedale proprio per poter riaprire in tempi molto celeri, che si tratta di un'ora e mezza, due ore circa. Le torri in Italia sono gestite dall'ENAV, una società per azioni del Ministero dell'Economia che ha il compito di controllare il traffico aereo civile. Nella sua scuola, a Forlì, vengono a formarsi da tutto il mondo, per qualche tempo perfino i tedeschi. La nostra Academy, che è l'unico ente certificato per la qualificazione e la professionalizzazione del personale, ha dei livelli di standard veramente molto alti e questo ha fatto sì che molti stati europei si sono rivolti a noi e all'Academy per la loro qualificazione. E loro sono i giovanissimi professionisti che governano il traffico al San Francesco. Hanno meno di 30 anni e autorizzano 30 voli al giorno, 100 d'estate, 6.000 in un anno, addestrati a non perdere mai la calma, neppure nei momenti di pericolo. Per esempio, il pilota ha un problema motore, quindi le prestazioni dell'aeromobile degradano. Tipo un motore rotto oppure un incendio al motore. E il pilota ha bisogno di in pochissimo tempo avere tutte le informazioni necessarie per atterrare. Il controllore ha il compito di gestire questa situazione nella maniera più rapida e sicura possibile. Insomma, vietato agitarsi per la sicurezza di tutti.